Avellino-Torino è durata esattamente 28 minuti, durante i quali le due squadre si sono date battaglia cercando con decisione lo successo. Poi sulla partita è calata una cappa di noia, con i biancoverdi di Granata evidentemente paghi di un pareggio che consolida l'Avellino in un tranquillo centro classifica e consente al Torino di allontanarsi dalla zona pericolosa. Avete già visto le due palle gol non sfruttate da Comi e Francini in apertura di match ed ecco la prima risposta degli irpini con Schachner, che esita però al momento della conclusione ottenendo soltanto un calcio d'angolo. Al 25esimo è Junior a provocare un brivido ai tifosi biancoverdi con questa punizione ed un soffio sul fondo. Al 28esimo l'occasionissima fallita da Schachner, che evita bene il diretto avversario ma poi ritarda la conclusione di quell'attimo che consente a Copparoni di deviare il pallone con la punta delle dita.